Il concetto è questo, ragazzi, e questo è un po' il grafico che vi fa capire tutto. Allora, questo è qui il numero di casi, ok? Non ci sono i numeri perché non importano, questo è il concetto. Allora, il numero di persone che vengono contagiato potrebbe anche essere lo stesso, metti che sono 100.000 in Italia, 1 milione, non lo so. Se però sono 1 milione nel corso di 3 anni, questo è quello che succede. Il nostro sistema sanitario, la sua capacità di portata sta qui, qua va su, sta sotto e col tempo riusciamo a gestirlo, perché il numero di strutture che riescono a supportare il sistema sanitario è proporzionale al numero di malati. Se invece noi abbiamo un picco e quindi il numero di casi va sopra la nostra capacità di portata, cosa succede? Che queste persone qua muoiono. O sono a rischio serio di morte. Questo è quello che succede. Ok? Allora, chi è che invece si è comportato bene e ha capito che cosa bisogna fare? Frankie Hay Energy, tra tutti, no? Chiaramente i medici, gli esperti, questi non ve lo dico neanche perché bisogna semplicemente ascoltarli di default. Ma diciamo, tra le celebrità che hanno capito come funziona la situazione, questo signore qui, Frankie Hay Energy, che io ho sempre rispettato, ma adesso ho un renewed respect, un rispetto rinnovato per Frankie. E adesso mi sono anche riguardato uno dei suoi video perché lo rivedo anche sotto occhi diversi. Guardate qua. Ciao a tutti. Oggi voglio di spiegare un concetto abbastanza semplice che tuttavia a qualcuno sfugge. Siamo in una situazione di emergenza virale molto grave. I continui appelli che le istituzioni, i medici, persino io facciamo a restare a casa non sono un eccesso di prudenza o una strategia suicida, anzi, l'autoisolamento, è dimostrato, è l'unico strumento che sta funzionando per il contenimento dell'infezione. Mi rivolgo a chi ancora non ha capito quali siano gli effettivi rischi che comporta il contagio da coronavirus. Un gruppo abbastanza esteso di persone con un'età variabile. Allora, tu stai adesso dicendo un sacco di cose corrette e vi consiglio di andare a vedere il suo video. In particolare, voglio farvi vedere questa parte qui in animazione dove spiega in maniera abbastanza semplice come funziona. Lui siete voi? Fingiamo trentenne. Alla sera uscite, perché mica si può stare davvero in casa, minchia, zio, ma sei fuori? Cosa fai? Stai in Aperitivo, casa? No. birra, canna, assaggio sto cocktail, altra canna, boh, vi prendete il coronavirus, perché in quel casino qualcuno è infetto di contagio. Ottimo, ma che ve frega, siete giovani e forti, che sarà mai? Tornate a casa e trovate nonno, caro nonno, che non esce mai, che ha 80 anni, povero nonno, lo infettate. Dopo qualche giorno viene la febbre a entrambi. Respirate male, porca miseria, tocca ricoverarvi. Ma state tranquilli. Quello che ha maggior speranza di vita siete voi e quindi, dovendo scegliere chi intubare, i medici sceglieranno voi e sacrificeranno poro nonno, che pur sedato morirà soffocato. Chiaro. Sia ben chiaro, magari non è nonno, magari è papà, oppure mamma. A 60 anni sono ugualmente sacrificabili per salvare la vostra preziosa vita. Però proviamo a immaginare un'altra situazione in cui voi, spavaldi trasgressori delle regole, vi siete beccati il virus e iniziate a boccheggiare. E contemporaneamente arriva lui, 17enne, che è uno dei finora rari casi di adolescenti col coronavirus. Anzi, no, no. È uno che ha fatto un incidente in moto e deve essere ricoverato in terapia Può intensiva. Ecco, capitare, qualunque cosa. Non è questo solo è il caso in cui coronavirus. sarete voi ad essere sacrificati, perché più vecchi e quindi spendibili. Sarete voi che morirete soffocati. Se per caso siete voi quelli che hanno 17 anni, il discorso non è che cambia, eh. No. Basta una ragazzina di 6 Per anni che è esempio. caduta e si è aperta la testa a farvi mettere in un lettino con un bel ago nel braccio che vi tiene addormentati, mentre lentamente il muco vi riempie i polmoni finché smettete di respirare e il cuore si ferma. Quindi, per evitare questa brutta storia, ragazzi, restate a casa e vedrete che tutti,
Ma proprio tutti quanti ve ne saremmo molto grati. Pure nonno. Grazie. Grazie Frankie di queste parole sagge e di buon senso, responsabili. Però forse non mi dovrei stupire perché tu già dicevi delle cose importanti 20 anni fa. In gioco in massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco, la sola regola è essere scaltri. Niente. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri. Scaltri del tipo uscire quando le autorità sanitarie ti dicono di non uscire. Come quella di incitare la gente ad andare nei teatri e di fare quel cazzo che vuoi quando metti in pericolo milioni di persone. Niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Vi ricorda qualche cosa? Per esempio essere irresponsabili e non pensare alla salute degli altri e dire ma tanto io me ne frego, io vado comunque fuori, mi faccio la birra, vado al bar, sto con gli amici, faccio le mie cose, perché tanto io sono giovane e non me lo becco. Peccato che il periodo di incubazione del coronavirus Covid-19 può essere dai 3 ai 4, anche ai 15 giorni, secondo alcuni studi che sono usciti dalla Cina, che ha i numeri più vecchi rispetto agli altri paesi. Quindi tu magari non hai nessun sintomo, te ne vai in giro. E dopo una settimana o anche due cominci a avere i sintomi. Bene, in quel periodo lì tu eri contagioso. Quindi hai contagiato tutte le persone che ti stavano attorno, però tu non stavi male. E non sai neanche che le hai contagiate. Perché tu dici, beh, non posso averle contagiato io, non stavo male.